Ciao a tutti e bentornati su Prey, bentornati su questo gioco che personalmente mi sta stupendo abbastanza. Per ora devo dire che non è assolutamente niente male, né come meccaniche, né come gameplay, né per ora come storia, soprattutto in modo di svilupparla. Siamo nei laboratori hardware, abbiamo visto quell'omino lassù morire dopo essersi fatto questa strada e sappiamo che qui in giro c'è uno spettro. Di quelli grossi, per intenderci. Allora, apriamo un po' questo pannello. Qui sicuramente serve il cannone. Dovrei ricordarmi ogni tanto di spegnerli, di ricaricarli. Perché faccio troppo poco spesso, temo. Okay, volevo magari evitare di bruciarmi. Ok. Granata MP emette una violenta scarica di energia elettromagnetica, molto efficace contro robot, torrette e altre attività elettriche. E magari me l'avessi date un'ora fa, quando avevo iniziato a combattere contro i robot, poteva non essere male. Ok. Adesso sono sicuro che qui intorno ci sia quello stronzo. Quindi passiamo al cucina a canne mozza, eccolo lì infatti. Questo attacca serio. Molta tecnologia della stazione nasce andato. Qui. Equipaggiamento da laboratorio, componenti speciali, dai, lo so che ci sei, prototipi. Stronzo. Dovremmo riuscire a riparare il tuo terminale riflesso nell'officina del dottor Calvino. Lo so che ci sei ancora, stronzo, sei qua intorno. Dai, ti ho visto uscire un secondo fa. Di solito questi rispetto a quelli piccoli sono più aggressivi. Però dov'è? Potrei anche imparare a sfruttare le bombole esplosive. Dice uno che adesso ricarico e lui mi viene addosso. No. Che cazzo sei andato? Adesso mi attaccherà quando non lo vedo. Sono sicuro al 100%. Un'altra granata, un'ipodose. Poi contro di lui temo che le MP non servono una beata minchia. In realtà quelli grossi non ho ancora capito se si possono curare o se possono trasformarsi oppure no. Finora li ho sempre visti in piedi tranquilli. O è salito al piano di sopra, cosa anche possibile. Però non avrebbe molto senso. Va bene. Niente, a quanto pare qui intorno non c'è niente di utile. C'è quella roba lì. Continuo a bere e guadagnare un punto vita ogni volta. Dove sei andato, stronzo? Cerca la chiave magnetica. Calvino ha una chiave magnetica. Potrai trovarlo, o ciò che ne resta, con il registro di sicurezza. Qui? Ah, non si passa, porco cane. Un po' di oggettistica, male non fa mai. Come siamo messi come spazi? Però avevo detto la volta scorsa che volevo aumentarmi lo spazio nell'inventario. E infatti, bravissimi, aumentiamocelo. Direi che può essere molto utile. Che io continuo a sentire rumori di roba che si sposta, ma non vedo il tipo. Qui direi che perché sento anche parlare? Perché sicuramente è il piano di sopra. Sicuro, sicuro, sicuro. Qui sei incastrato. Ok. Qui ci siamo già stati, sì, è vero. Dove c'erano i robot. E qui ero già entrato. Dovrebbe essere ancora una pistola silenziata, infatti. Cosa cazzo? Qualcosa ci ha colpito seriamente, ma non era qui. E dov'è però? Porca pistola. Vieni. Vieni, che t'ho visto uscire.
di nuovo trasformato in qualcosa. No. La torretta non è servita un cazzo. La torretta. Minchia, quando sono giochi a nascondino così con loro. Porco, quando non riesco a prenderlo, sono veramente negato oggi, eh. Senti, raccattiamo gli oggetti. Porco. Ma perché scappa e non mi attacca? Deve essere proprio fastidioso sto coso oggi, eh. Ah, questa è una torretta. Schiera. Bene, e adesso? Vediamo un po' cosa fai. Scansione bersaglio materiale Typhoon non rilevato. Vediamo adesso se non vieni, va. Usalo per potenziare le tue armi. Io l'ho visto passare, ma lui non l'ha seccato. Allora, dobbiamo trovare. Allora, non mi ricordo chi dobbiamo trovare, fantastico. Allora, l'obiettivo... dove cazzo sta? Perfetto. Usa la stazione per scoprire la posizione del dottor Calvino. Perfetto. Il dottor Calvino dei laboratori hardware. Non è qua. Lorenzo Calvino. Perfetto. Cerca Lorenzo Calvino nei laboratori hardware. Sì, ma è qui intorno, dai. Ha distrutto la cosa? E dai, però. Hai visto che ti sei venuto a nascondere qua sotto? Sì, sotto, era lui, porco. Oh, ti ho preso al volo. Minchia, quanto è stato duro. Ora, dove dobbiamo andare per il laboratorio? Dottor Calvino, là di là, perfetto. Qui continua a esserci uno grosso in giro, che non so dove sia. Perfetto. Minchia, c'ho una mira di merda oggi, eh. Qui cos'è? Breccia esteriore oltre questo punto. Ah, no, c'è una breccia nello scafo. Siamo nello spazio, ovviamente, sì. Oh, benissimo, oggettistica. Bobina corrosa. Oh, poverina. La chiave magnetica del laboratorio balistico, perfetto. E tu? È carina, sa, sei una mina normale. Una granata riciclante. Quando esplode, la granata riciclante stravolge la struttura molecolare degli oggetti nelle vicinanze e li trasforma in materiale riciclabile. Figo. Ora torniamo magari al buon vecchio, anzi... il cannone glu, poi se a seconda di cosa servirà, se quello grosso o quello piccolo, lo useremo. Qui c'è roba. Ce ne sono due là dentro. Spero siano chiusi, però. Aspetta. Poi là, siete bloccati lì dentro, stranzetti. Mi piace che voi siete bloccati lì dentro. Materiale sintetico. Fantastico. Un'altra granata riciclante. Materiale ignoto. Stavo testando la granata riciclante quando è successo qualcosa di insolito. Una sostanza viola dall'aspetto quasi organico. Che il materiale d'origine fosse contaminato? Progetto granata riciclante. Aspetta. Materiale non identificato in cassaforte, che sarà quella lì davanti, credo. Da Jorgen Thornstein, da Aim Smith. Quale sarà la password, però, chissà. No, vero, qua dentro non c'è niente. Sia mai che era stata nascosta lì sopra. Qui non dice nulla. No, direi di no. Vediamo un poco. Pannello di controllo. E
Andiamo a scoprire perché sti cosi qua sono chiusi. Contenitore per granate, granate riciclanti. Camera balistica. Requisiti: camera sigillata, granata riciclante e MP nel contenitore. Rilascia granata riciclante. Lì dentro, quindi la fan cadere. Porca troia! Bellina però sta granata. Fa il suo effetto, niente da dire, materiale organico. Una granata riciclante esplosa con il mio piede nel raggio d'effetto, ma povero! Ma dai! Che pirlata! Questa si è fatta esplodere una granata riciclante che le ha trasformato il piede in materiale esotico. Ah, il viola ovviamente era materiale esotico. Quindi era roba dei Typhoon. Quindi non di qua che dobbiamo andare evidentemente, ma probabilmente al piano di sopra, perché se il segnale vedete che è in alto, solo che sopra ci sarà quello stronzo, immagino. Sono sicuro. A parte che ho visto passare uno piccolo. Mew o Zabe? Sì? Ciao, sono Langley. Sta succedendo qualcosa di strano lì? No, di che tipo? Non voglio allarmarti. Che succede, Langley? Non lo so. La sicurezza è dappertutto. Quindi lì è tutto normale? Direi di sì, non lo so. Sono stata in laboratorio tutto il giorno. Questo è pure intero, sto spettro. Aspetta, do un'occhiata. E ce n'è anche uno piccolo e ci ha visti. Cos'è stato? Ce ne sono due! Oddio, porco cane, due! Due sono spacciati. Devo andare. Minchia, non ci sta facendo un cazzo, meno male, sono le protezioni. Ok. Ce n'è ancora uno di questi grossi. Più uno piccolo. Ma ce n'è ancora uno di quelli grossi, sicuro come l'oro. Proviamoci un po', va. Anzi, sfruttiamo un pochettino di cibo. Piano. Piano. Minchia, non gli ha fatto... Bravo, Mimic. Mi è stata anche una bella mazzata, porca tua. Sono finiti, spero. Ma io ne avevo visti uno o due grossi. Ce n'è uno grosso che non riesco a incrociare. E non so se è lo solito stronzo di prima o è un altro. È volato giù, non so che fine abbia fatto. Lorenzo Calvi. Perché vola? Hanno sfondato questa parte del laboratorio. Ah, non c'è assenza. Vuoto, di gravità. Assenza di gravità. Potresti raggiungerla usando un portello esterno nell'officina meccanica. Ma prima dovrai dotare la tua tuta di un sistema di propulsione. Ok, quindi devo andare là. E di qua cosa c'è invece? Avrò bisogno di un po' di pallottole. Quindi magari trovassi un altro replicatore non sarebbe male. Vediamo un poco. Vabbè, un po' di munizioni per le cannone gru non sanno, ma... Ma dai, sul serio? Un pupazzo di neve fatto col glu. Come si chiama? Mr. Glu? Mr. Glu, sul serio? Che roba carina. Non posso avere questa musica di tensione che c'è in sottofondo. Inserisci password, ma non la sappiamo. Memorizza la password e istruisci questa nota tramite un operatore tecnico. Passa al computer del gruppo macro 11. Yeah! Che cazzo si è mosso?
Hai vinto. Ha chiesto tanto il caro Mr. Gludi un paio di braccia, ovvero il primo turno. Mi hai sentito omaggi. Vabbè. Ciao, se vi servono materiali dell'officina meccanica, il codice per accedere allo scompartimento è 8876. Bene. Quindi dovrebbe essere la password che abbiamo già trovato, di quella specie di fornitura che abbiamo trovato, di quella ce la posso fare. Solo che sono un po' in tensione perché sono convinto che ce ne sia ancora uno in giro e ripeto, di quelli grossi. E anche di quelli piccolini che, ma anche vada, ti danno un colpo, poi scappi. Prendi un disco rigido fuso, ho intravisto una chiave inglese, perfetto, un po' di materiali. Del mangiare, Titus Cromwell, cadavere. Non riesco a capire se questa musichetta ci sia sempre o ci sia solo quando ce n'è uno in giro. Bene, un po' di materiali. Tutta roba. Vediamo qua invece, occhi aperti. Ho trovato una cosa curiosa, un container per spedizioni durante il mio turno. Credo sia il progetto di una torretta automatica per l'assemblatore. Ah, non male questo. Ufficio del direttore Thornstein. Bene. Tu c'hai della roba dentro? No. E qua su cosa c'è invece? Robaccia, va bene. Vediamo di qua. Ok, dai, spostate. Ma strano, qui non ci sia niente. Kit balistico, benissimo. Cannone glu. Oh, un kit di riparazione tuta, benissimo. Questo proprio mi serviva. Un po' di cibo. A cui non si dice mai di no. Facciamo una roba, va, mangiamo. Perfetto. Tanto mi sa che qua non ci torneremo. Oh, che palle. Io non ho più spazio. Inventario. Posso montare un kit balistico come se niente fosse? O tecnico di laboratorio? No, direi di no. Ricambio tuta, quello che ho visto, lo uso subito. Non so dove sia finito. Ah, ne ho 4. Allora, fai che una cosa, facciamo che usarlo. Perfetto, però così mi rimane spazio. E cosa posso ancora fare? Posso fare un cazzo. Qui c'è del cibo, allora a questo punto ti lasciamo qui. Prendo solo il dispenser dell'acqua. Una lata di cibo vuoto. Vabbè, oggettini della minchia inutili. Roll di un agi. Ok, ricordiamoci che qua c'è del cibo ancora da poter utilizzare. Dovessi mai tornare da ste parti. O dover avere un bisogno stretto di cibo. Torniamo al nostro bel cannoncino glu. Ma se io la so. No, ho sbagliato. Ma se io la so, perché non me la fai mettere in automatico? È fastidioso. Ecco, questo è un passaggio secondo me un po' fastidioso. A meno che non lo vogliano fare per renderti un briciolino più lento nel caso uno dovesse cercare di scappare quando uno scappa da quelli grossi. Porco, mi ha preso lo stesso. Ok. Figlio di buona donna. Ufficio del direttore Thornstein. Questo era Thornstein. Ma Credo sia il direttore del laboratorio. povero. Sospetto che ti disprezzasse. Peccato. Ah, vabbè. Non ce n'è più molto di lui se mi disprezzava. Quindi qualcuno si trasforma mentre qualcuno viene assorbito barra ucciso.
sta robaccia. Niente di trasformabile. Esse... Ah, sono i numeri atomici del... L'oxenon. Esse... non lo so. Non lo so. Ma visto che siamo a fine puntata, lo andrò a vedere prima della prossima puntata. Va, tanto finiamo qui. E ripartiremo da qui. Facciamo solo una cosa, va, visto che tanto ne ho. Visto che tanto di là ce ne sono, che poi domani mi dimentico. Vediamo un pochettino di mangiare qualcosina. Perfetto 1. Perfetto 2. E perfetto 3. Così poi prima di andare, così ci liberiamo anche un po' di spazio. No, non ne vado a prendere altro, tanto è francamente inutile. E qualcosa penso che troverò lì dentro. Ragazzi, ci vediamo fra... due giorni, sì, tra due giorni, lunedì, mercoledì e venerdì, ricordatevi, esce Prey, e andiamo avanti con questa storia, andiamo avanti a scoprire i segreti di questa stazione, Talos Primo. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto e non volete perdervi i prossimi episodi di Prey, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie!